Torino, il quale ci parlerà di privacy, di big data e di diritto d'autore. Professor Gandino, che tutti loro conoscono, ricordo, è professore ordinario di diritto privato all'Università Europea di Roma e anche prorettore della stessa università, direttore e coordinatore della scuola dottorale di scienze umane, sempre dell'Università Europea di Roma. Ha una pluralità di interessi in una pluralità di campi. Mi piace ricordare un suo ruolo molto attinente al tema di oggi, all'argomento di cui oggi ci stiamo occupando, perché è anche presidente dell'Italian Academy of the Internet Code, oltre che autore di numerosissime pubblicazioni. Lascio la parola al professor Gandino, ricordando anche a lui il limite di 15 minuti. Grazie. Un'unica dimenticanza, ma io sono stato professore di questa università e quindi forse è il titolo che in questo caso mi piace ricordare. Il tema è affascinante perché il rapporto fra privacy e diritto d'autore suscita un po' nell'immaginario collettivo un conflitto quasi potremmo dire ideologico, e cioè da un lato c'è un percorso che parte da lontano, i diritti inviolabili della persona, la persona, i diritti della personalità. Dentro i diritti della personalità, che nel nostro codice civile si limitano al diritto al nome, al diritto alla riservatezza, proprio dentro la legge del 41 sul diritto d'autore si trovano le fattispecie che vanno a nucleare come quella riservatezza dentro l'ambito della tutela delle fotografie, trova tutta una serie di contrappesi con riferimento al diritto bisogno della collettività di essere informati. E poi nelle declinazioni ultime, questa grande sfera dei diritti della personalità, un po' con la matrice anglosassone, comincia sempre di più a diventare un diritto a preservare, a custodire, in qualche modo a contenere nel segreto quelle che sono le caratteristiche peculiari di ciascuno di noi. E qui entra in gioco una privacy che negli anni 50, arrivavamo dalla guerra, quindi c'erano, ahimè, le liste di proscrizione, quindi ancora la guerra fredda, l'idea che si potessero identificare le persone anche con una finalità evidentemente non amichevole. Le multinazionali che adottavano attraverso gli strumenti del laboratorio elettronico, prima maniera, la stessa tecnica di identificare alcuni soggetti che viceversa interessavano soprattutto a fini di promozione commerciale, e poi con gli anni 80 una nuova cultura della privacy che si va ad ancorare a un'idea di fondo che il oggi interessato, il titolare del dato personale, sia colui che deve governare la circolazione dei suoi dati, di cui informativa, nel senso informato, nel senso trattamento, le varie liste, blacklist, whitelist, a seconda di quella che era la sensibilità del dato sanitario, del dato legato alla funzione religiosa, al voto politico. Arriviamo ai giorni d'oggi e c'è stata una sorta di rivoluzione copernicana rispetto al dato che riguarda la privacy, perché in maniera molto laica ci si è resi conto che questi dati hanno un valore economico enorme, e questo valore economico enorme è sostanzialmente accettato anche dal soggetto interessato che possa essere mercificato, possa essere utilizzato anche da coloro che ne hanno una idea di manipolazione a fini di lucro, purché il soggetto interessato tratta con qualche giovamento che in prima battuta è quello dell'accesso a un'informazione diffusa, un accesso anche a informazioni commerciali, e magari in questi ultimi 3-4 anni ci si è domandati: ma il fatto che io cedo i miei dati personali, non ovviamente quelli sensibili, ma i dati personali che sono necessari per un qualsiasi acquisto online, implica che forse io sto dando anche un pezzetto di questa ricchezza enorme e quindi avrei diritto a una corresponsione di utilità. Dentro questo itinerario quindi potremmo dire che da una sorta di inviolabilità
della configurazione del dato come in modo rappresentazione dinamica della propria personalità, si sceglie oggi, con l'ultimo regolamento, all'idea che siamo dentro il mercato, siamo dentro la concorrenza, siamo dentro una contendibilità aperta dei dati che riguardano la persona. Accanto l'itinerario della proprietà intellettuale, dove lì effettivamente l'accezione, potremmo dire, non patrimoniale, morale, segue un'altra dinamica, perché al di là delle due vicende strette del diritto alla paternità e diritto all'integrità dell'opera, c'è sullo sfondo una visione complessiva di un arricchimento dell'umanità, del patrimonio culturale, con la disseminazione delle proprie opere dell'intelletto, che tuttavia deve sempre garantire contestualmente la giusta remunerazione al suo autore creativo. E quindi in controluce appaiono due percorsi paralleli che seguono la dinamica di una vicenda non patrimoniale e una vicenda patrimoniale al loro interno. Protezione della personale, diritti della personalità, inviolabili, indisponibili, addirittura Santoro Passarelli rifiutava questa categoria dicendo che andava a svilire i diritti della persona, non si potevano, diciamo così, chiamare in modo diverso i diritti della persona. Già diritti della personalità significava che si disgiungevano dall'integrità fisica della persona. E poi però lo sfruttamento economico di questi attributi, con tutto, assolutamente con il mondo delle immagini e così via. Accanto la vicenda è abbastanza simile. Un cuore di titolarità esclusiva, ma piano piano, sempre di più, l'incombere di una mercificazione in senso lato di tutte quelle che sono le caratteristiche autoriali di spettanza dell'autore stesso. Quando si intrecciano queste due categorie? Si intrecciano quando effettivamente, potremmo dire attraverso anche i dati, c'è sia un problema di tutela della riservatezza del dato, sia però un problema di necessità di identificare il violatore di una regola che ha utilizzato materia coperta da copyright e dunque legittimamente chiede che venga fatta una disclosure sull'identificazione del soggetto che ha commesso quella violazione. E quindi la giurisprudenza comincia ad analizzare la prima casistica con riferimento alla necessità che il soggetto che si è visto leso un suo diritto IP possa identificare il soggetto responsabile. E allora lì, in quella prima fase, che potremmo dire un po' primordiale, effettivamente ci si è posto il problema del contemperamento tra questi due interessi. E il contemperamento è stato sostanzialmente raggiunto con l'idea che l'indirizzo IP, che in una prima fase sembrava essere qualche cosa di scollegato dal soggetto titolare che vi era dietro, e quindi per certi versi non carico di quella dimensione personalistica tipica invece della parte inviolabile dei diritti al dato personale, dei diritti della personalità, strada facendo si è sempre di più affacciata all'idea che invece dietro c'è un elemento identificativo delicatissimo perché riguarda poi un essere umano in carne e ossa. E allora in quel contemperamento ha portato che nella mediazione, laddove potremmo dire la violazione fosse un po' di rango, semplifico molto, artigianale, beh, a un certo punto si scontrava con la barriera della riservatezza. Quando questa violazione fosse più di carattere seriale e quindi effettivamente quel lucro in debito nei confronti del titolare dell'opera fosse particolarmente consistente, ecco che veniva battuto anche a livello della riservatezza con riferimento al soggetto che era stato il violatore. Tutta questa prima fase evidentemente non ha più trovato un terreno fertile quando il problema non era più solo legato all'identificazione del soggetto che va a violare la normativa sul copyright, ma quando le stesse piattaforme
in modo sempre più rilevante, hanno cominciato a rappresentare dei modelli di business che facevano leva esattamente sull'accaparramento di quelli che erano oggetti di prima fila. E allora in questa seconda fase storica il problema non era più tanto andare a identificare e in qualche modo azionare il diritto nei confronti del soggetto che aveva infranto la regola, ma identificare un meccanismo direttamente in capo all'intermediario il quale evitasse da un punto di vista economico un depauperamento dei titolari di copyright rispetto evidentemente a una serie di azioni seriali che diventava anche abbastanza inutile andare a cercare il singolo soggetto che aveva infranto la regola. E allora qui il tema è diventato un po' più complesso, perché da un lato c'è la libertà di iniziativa economica tipica dell'Unione Europea e quindi anche le piattaforme hanno i loro modelli di business e quindi se devono farsi carico di una responsabilità aggiuntiva rispetto a quella tipica di chi esercita professionalmente l'attività dell'intermediazione, questa può avere dei costi. E tutto il tema del monitoraggio, tutto il tema delle misure tecnologiche di protezione casca dentro questo scenario, che è tutto dentro il mercato, cioè qual è la soglia oltre la quale si va a violare una iniziativa economica che a quel punto non diventa più conveniente, e cioè è sempre necessario che ci sia una disclosure da parte delle piattaforme preceduta in particolare da un monitoraggio, perché altrimenti quella disclosure non è possibile se prima non si attiva un meccanismo di tracciamento di tutti i soggetti che stanno infrangendo le regole all'interno di quella piattaforma. E questo porta alla terza fase, con la proposta di direttiva copyright, dove si cerca di identificare in quelle piattaforme dove la mole di dati è particolarmente consistente in quelli che per legge dovrebbero operare quel monitoraggio, perché effettivamente è un modello di business che contrasta enormemente con quelle che sono i diritti di privativa di alcuni territori. Davanti a questo scenario la privacy evidentemente ha subito una metamorfosi e forse questo è l'aspetto su cui dovremmo riflettere un po' di più a cominciare da questo punto. E cioè, proviamo a ragionare in questo modo. La tutela del dato è strettamente collegato alla tutela della rappresentazione personale che c'è dietro al dato. E quindi ci sta un segmento tra l'identificazione, per esempio, dell'indirizzo IP, con la necessità di preservare in capo ad un soggetto in carne e ossa una sfera di abitudine, azione, comportamenti, relazioni con gli altri che sono necessariamente dentro i diritti inviolabili della persona. E quindi se quell'indirizzo implica una identificazione di una persona, quella persona oggettivamente si sente messa, diciamo così, al nudo davanti alla collettività. Ma nel modello attuale sembra abbastanza irrilevante l'identificazione di quella persona. E cioè ormai, a cominciare dagli internet service provider e tutte le piattaforme, non è più decisivo capire qual è l'identificazione di identità, è molto più importante ricavare i comportamenti di questi soggetti. E cioè un po' come quando a un certo punto abbiamo studiato per la prima volta quei contratti che si fanno per, con l'acquisto nei supermercati. Non c'è più un problema di identità e quindi tutta una serie di vizi del consenso legati anche agli errori, alle percezioni della vicenda, mettendosi dentro la sfera personale del contraente, ma sono sostanzialmente indifferenti i contraenti in quel caso. Tutto si gioca sull'acquisto, tutto si gioca sull'apprezzione della merce e il pagamento del corrispettivo. Sono, potremmo dire, contratti senza identità. E beh, adesso effettivamente, se con questa, potremmo dire, mercificazione totale del dato personale, una utilità che torna in capo allo stesso soggetto interessato, e poi piattaforme che non sono interessate al tratto inviolabile di quel soggetto, ma sono interessate alle sue abitudini economiche,
questo punto io ritengo che in prospettiva questo contemperamento subisca anche questo una metamorfosi, in favore a questo punto molto radicale dei titolari del potere, perché non c'è più un'esigenza di preservare quel diritto inviolato. C'è viceversa l'esigenza di identificare il soggetto che ha violato, a prescindere dalla sua parte identificativa. Aggiungiamo, negli scenari forse un po' apocalittici dei prossimi anni, blockchain, smart contract e tutta una serie di automatismi, qui il rapporto non è più tra identificazione soggettiva, comportamento, violazione con effetto, ma il rapporto è fra patrimonio, violazione ed effetto. E cioè si potrebbero immaginare dei meccanismi remunerativi che vanno ad aggredire direttamente il patrimonio del soggetto che ha infranto la regola, non toccandosi minimamente il suo aspetto identitario. E quindi si realizza a questo punto appieno un mercato che, come tutela, non ha più bisogno di identificare il soggetto, anche fino a una banale identifica. Perché tanto nel domani la notifica non è più fatta nel domicilio fisico dove ci serve l'indirizzo e quindi alla fine entriamo nel rapporto interpersonale con un soggetto, ma è di nuovo un tratto che identifica i contenuti della personalità che c'è dietro. E magari si potrebbe anche immaginare che a quel punto, attraverso meccanismi di provvista, carte di credito, domani vedremo che cosa, si può andare ad apprendere direttamente la somma che corrisponde al risarcimento da pagare in capo al soggetto che ha visto reso il proprio diritto. Allora, questo meccanismo mi fa dire che mentre oggi, ancora nel breve periodo, probabilmente ci sarà una certa conflittualità tra l'elemento personalistico tipico del dato personale e tutto lo scenario dell'adeguata remunerazione del notore, che anche questo, diciamo, è a livello costituzionale, però certamente nel momento in cui convenzionalmente è entrato nel diritto di proprietà, appartiene, potremmo dire, alle res più che alle persone. E la parte personalistica rimane ovviamente il tema dell'integrità e della paternità, e qui la parentesi da aprire è sempre quella che, con riferimento al tema dell'integrità dell'opera, c'è sempre una sottovalutazione oggi di quello che anche una violazione patrimoniale del diritto d'autore spesso si riverbera anche sulla parte, chiamiamola, morale dell'autore stesso. Questa è la parentesi giusta. Allora, la mia proposta di lavoro è di ragionare in termini, potremmo dire, anche tecnologicamente avanzati, con non solo misure tecniche che possano andare ad indagare e a verificare qual è il soggetto che ha infranto la regola e quindi a questo punto impedire che ci siano degli atteggiamenti, ma allo stesso tempo immaginare anche dei meccanismi di, potremmo dire, pagamento anticipato all'interno di alcune piattaforme che consentano di creare alcune provviste, come se fossero delle capate, o meglio, delle clausole penali. Cioè, a un certo punto, esattamente come uno smart contract, nel momento in cui si accede a una piattaforma e si violano delle regole, automaticamente già inserita una clausola penale, e quella clausola penale può essere immediatamente eseguita, attivata con enforcement a questo punto telematico a favore del soggetto che ha visto messa la sua prerogativa autoriale. E l'identità a questo punto è totalmente differente, perché il meccanismo si gioca sul patrimonio. È ovvio che queste sono parole di libertà, ma provo a tracciare un orizzonte sul quale dobbiamo confrontarci. Vi ringrazio.